Il primo round stagionale della classe Stock 1000 si apre a Misano con la pole di Nanino Petrucci, ma attenzione perché Michele Magnoni, il più veloce, al via a infilarsi nella variante del tracciato romagnolo. Michele Magnoni tallonato dall'argentino Leandro Mercado sulla Kawasaki del team Pedercini. Tanti piloti al centrogruppo, qualche contatto. Intanto vediamo Perotti con numero 3, una staccata furibonda, ma attenzione invece là dietro, un incidente che coinvolge tre piloti, anzi due, sono Daniele Adamo, Raffaele Rubino e poi anche Matteo Gabrielli, che finisce largo. La situazione però là davanti torna con le immagini, Michele Magnoni sempre in testa che deve guardarsi le spalle da Mercado e poi un Danilo Petrucci, ecco, che sta rivenendo molto forte, un sorpasso sfiora le carene di Michele Magnoni. Danilo Petrucci si porta in seconda posizione, mentre qui c'è il largo di Perotti che vede sfilarsi da un paio di piloti, fra cui anche Ivan Clementi. Quindi tante BMW insieme alla Ducati, eccola qua, di Danilo Petrucci, che prova il sorpasso decisivo per portarsi in testa alla gara e lo trova su il francese Sylvain Barrier, anzi no, è Lorenzo Zanetti, suo compagno di squadra. Quindi poi abbiamo terzo Magnoni e poi Barrier, appunto il francese iscritto come wild card, che qui, attenzione, proprio è protagonista di un largo che lo costringe adesso a una furiosa rimonta. Quindi Mercado, Barrier, questo è Perotti, tante BMW, dicevamo, passano anche Lorenzo Alfonsi e invece questo è Lorenzo Savadori con una Kawasaki, questo Michele Magnoni. Attenzione, la rimonta di Barrier è davvero molto molto aggressivo, prova il sorpasso sul compagno di squadra Zanetti, non lo trova, Zanetti non ci sta e quindi non cede la posizione, ma si arriva di nuovo alla quercia. Ecco, stavolta Barrier non commette errori, stacca bene all'interno, la traiettoria gli consente di portarsi appunto in seconda posizione, mentre Danilo Petrucci va a vincere a mani alzate questa gara. L'arrivo in volata fra Barrier e Zanetti, secondo dunque Barrier, se la giudica appunto il francese Barrier, terzo Zanetti. Siamo a Monza per la seconda gara di campionato della Stock 1000, la partenza con, come al solito, tanti piloti al via. Vediamo due Kawasaki là davanti, quella dell'argentino Mercado e dell'australiano Brian Stelling, ma sono le BMW, quella in particolar modo del francese Sylvain Barrier e quella dell'italiano Lorenzo Zanetti, che si portano davanti a tutti. Qui, come al solito, prima variante, qualche piccolo contatto, vediamo in questo momento appunto è Barrier davanti il francese, dopo la bella gara di Misano anche qua a Monza ci tiene a ben figurare, si porta dietro il compagno di squadra Zanetti. Qui c'è il sorpasso di Magnoni su Petrucci naturalmente leader del campionato in virtù della vittoria di Misano, come conferma la sua tabella tricolore. E intanto tre BMW davanti a tutti, guardate alla Biassono, veramente la moto tedesca molto molto incisiva, l'unico che prova a tenere la scia. Qui intanto il dritto di Riccardo Della Ceca, che è compagno di squadra di Danilo Petrucci, l'unico che prova a tenere la scia delle velocissime BMW è proprio Danilo Petrucci con la Ducati del team Barney Racing. Ecco, intanto vedete sullo sfondo Brian Stelling con il numero 67, una staccata micidiale per l'australiano che si avvicina a Danilo Petrucci. Danilo Petrucci appunto in quarta posizione, poi Leandro Mercado in sesta. Qua di nuovo si aprono a ventaglio, Petrucci si è inserito nel pacchetto delle BMW, ma attenzione perché Michele Magnoni restituisce subito il favore alla parabolica e trova una traiettoria più interna, di nuovo velocissime. Qui vediamo, attenzione, Sylvain Barrier che fa una manovra davvero coraggiosa ma altrettanto efficace e guadagna la testa della corsa, quindi si porta là davanti con Magnoni e Zanetti che lo tallonano. Qua siamo nelle fasi finali, attenzione Magnoni, l'interno però è per Zanetti. Vediamo la volata finale, la bandiera a scacchi è già lì pronta a salutare il vincitore di una gara veramente concitata. E per soli 37 millesimi Zanetti si aggiudica la corsa davanti a Michele Magnoni, terzo il francese Sylvain Barrier.
il CIV si sposta sul tracciato di Misano per il terzo appuntamento stagionale, questa la partenza, poi subito le prime posizioni che si delineano con Danilo Petrucci in testa, Marco Bussolotti secondo, terzo Riccardo Della Ceca e in quarta posizione Michele Magnoni. Quattro piloti davanti a tutti con Danilo Petrucci che fa il ritmo e anzi cerca subito di andare in fuga. Bussolotti secondo, Magnoni terzo, quarto, quindi ai piedi del podio il compagno di squadra dello stesso Petrucci, Riccardo Della Ceca, eccolo qua inquadrato nelle immagini con il numero 6. Petrucci mette in mostra un passo decisamente inarrivabile per tutti gli altri, quindi martella giro dopo giro il suo vantaggio, cresce mentre qui c'è la bagarre per i gradini più bassi del podio. Bussolotti sulla Kawasaki del team Pedercini, reduce dall'infortunio dell'anno precedente, si è completamente ristabilito e lo vediamo appunto in questa bella battaglia. Petrucci intanto, eccolo qua, alla staccata della quercia, il suo vantaggio cresce, ma attenzione, Riccardo Della Ceca rompe gli indugi e si porta in seconda posizione. Evidentemente qua a Misano Riccardo Della Ceca si trova particolarmente a suo agio, ma attenzione, le immagini sono per Petrucci, si inserisce nell'ultima curva prima del rettilineo, ecco, vedete il suo vantaggio davvero consistente man mano che la gara va avanti e queste sono le ultime curve, si guarda intorno appunto Danilo Petrucci per questa che rappresenta una sorta di cavalcata trionfale e infatti impennata con bandiera a scacchi la vittoria di Danilo Petrucci. Riccardo Della Ceca si volta a controllare la situazione alle sue spalle, secondo posto per lui e a completare il podio Michele Magnoni su BMW. Quarto round per la Stock 1000, Marco Bussolotti scatta dalla pole position, ma attenzione, vediamo dalla seconda fila Niccolò Canepa su Ducati che parte molto bene, una piccola imbarcata per lui, ma a chiudere la traiettoria per primo nella variante è Riccardo Della Ceca. Non parte viceversa per niente bene Danilo Petrucci, vincitore il giorno precedente, quindi Danilo Petrucci costretto subito a una rimonta forsennata che lo porterà purtroppo a scivolare. Qui intanto vediamo il confronto in casa BMW fra Michele Magnoni e Fabrizio Perotti, dunque due Ducati davanti a tutti. Attenzione, il largo di Ivan Clementi che però fortunatamente riesce a rientrare in pista senza conseguenze. Dunque dicevamo, Riccardo Della Ceca in assenza del suo compagno di squadra Danilo Petrucci fa la gara della vita, questo invece ancora un problema per Perotti che finisce largo alla curva della quercia. Riccardo Della Ceca dicevamo in testa, mentre qui vediamo il confronto fra Lorenzo Alfonsi, Riccardo Fusco e Gianluca Vizziello. Vizziello qui prova il sorpasso e trova appunto il sorpasso su Fusco, ma appunto dicevamo di Riccardo Della Ceca in grandissima forma dopo il secondo posto del giorno prima. Qua guida veramente bene, siamo nella zona del curvone, quindi tiene alti i colori del team Barney Racing che infatti va a tagliare il traguardo vincitore davanti a Niccolò Canepa e terzo Michele Magnoni. Ci spostiamo sul tracciato del Mugello per il quinto round stagionale, classe Stock 1000, Danilo Petrucci guadagna la pole position e quindi cerca di rimediare alla giornata nera vissuta a Misano, è sempre leader del campionato e il suo avversario principale, eccolo qua, Michele Magnoni che prova a soffiare la prima posizione all'interno della San Donato, non ci riesce, quindi Petrucci ha subito strada libera davanti a sé. In terza posizione invece c'è Ivan Clementi, poi più indietro vediamo Perotti e Mercado, poi anche Lorenzo Alfonsi che è il pilota di casa qua al Mugello, quindi ci tiene a ben figurare, eccolo lì in sesta posizione, ma giro dopo giro naturalmente Petrucci fa il solco alle sue spalle, qua lo vediamo guidare in solitaria e quindi la sua stagione riprende il ruolo di protagonista che aveva appunto vissuto nei primi round per poi arrivare alla battuta d'arresto di Misano. Qua invece Clementi in seconda posizione, anche per lui una buona gara, invece qui vediamo la lotta fra Perotti e Mercado, Mercado che si inserisce all'interno della bucine con una manovra molto decisa, addirittura anche Marco Bussolotti prova a fare altrettanto ma non ce la fa, lui deve appunto accodarsi a Perotti e dunque la gara viene vinta con largo margine da Danilo Petrucci con Ivan Clementi secondo e l'argentino Leandro Mercado della Kawasaki Pedercini in terza posizione. La classifica
Cambiano le condizioni climatiche per il sesto round della Stock 1000 con Vizziello che scatta come un fulmine dalle retrovie. Lo vedete proprio che affianca addirittura Danilo Petrucci, che viceversa riesce comunque a guadagnare la testa della corsa. Quindi Vizziello secondo e poi via via tutti gli altri. Stock 1000 appunto con condizioni di pista umida, importantissima naturalmente la regolazione e il controllo della trazione per le moto che ne sono dotate, ma davanti a tutti adesso dopo poche tornate troviamo Andrea Antonelli, il perugino del team Lorini, che evidentemente si trova molto a suo agio, mentre c'è stato il sorpasso da parte di Lorenzo Alfonsi su Danilo Petrucci. Danilo Petrucci in difficoltà sull'asfalto appunto reso insidioso dalla pioggia, il portacolore del team Barney Racing Team Italia, lo vedete adesso stretto nel panino delle BMW di Michele Magnoni e Fabrizio Perotti. Quindi attenzione, la battaglia per la seconda posizione fra Vizziello e Alfonsi, poi là dietro eccolo qua Perotti con il numero 3. Questa è la KTM di Michael Mazzina, compagno di squadra di Niccolò Rosso, eccolo qua con il numero 107, quindi due KTM nelle prime posizioni che si danno battaglia. Invece qua attenzione, Lorenzo Alfonsi svernicia letteralmente con il motore della sua BMW, la Yamaha di Gianluca Vizziello. Gianluca Vizziello non può fare altro, anzi addirittura qui sembra avere dei problemi tecnici il lucano, perché viene superato anche da Ivan Clementi, che va invece ad insidiare a sua volta Perotti. Quindi lotta in casa BMW, ecco Clementi che prova la manovra di sorpasso, niente da fare, Perotti chiude la porta. E quindi là davanti abbiamo Andrea Antonelli con la Honda numero 28 che guida la corsa, eccolo in uscita dalla S Biondetti, da del Gran Gas, si volta a controllare la situazione alle sue spalle e trova l'applauso del muretto che saluta appunto la sua bellissima vittoria davanti a Lorenzo Alfonsi e invece terzo Fabrizio Perotti. Siamo a Vallelunga per il settimo e penultimo round stagionale Stock 1000. Parte bene Danilo Petrucci al suo fianco, come al solito sarà il leitmotiv di tutta la stagione Michele Magnoni, se la giocano. In terza posizione invece vediamo una wild card, Emanuele Russo sulla Ducati del team 9910, e qui attenzione c'è il numero intanto di Ivan Clementi che riesce comunque a rimanere in sella, eccolo, lo vediamo inquadrato con Emanuele Russo appunto che lo segue. Qui intanto Antonelli e Vizziello si ripropone la battaglia del Mugello, vediamo la staccata dei Cimini con Clementi, questo Emanuele Russo appunto in veste di wild card, e dietro di lui abbiamo Eddie Lamarra, quindi un altro portacolori del team Lorini in penna la sua Honda. Vediamo una bellissima battaglia nelle fasi iniziali di questa corsa. Emanuele Russo numero 199, è la sua gara di casa, praticamente il pilota è di Napoli, quindi siamo appunto non lontanissimi. Qui si apre un avventaglio, attenzione, vediamo all'interno, Antonelli prova la staccata e trova il sorpasso con Lamarra che si piazza subito alle sue spalle, ma poi addirittura riesce a superarlo, e qui invece la caduta proprio di Eddie Lamarra, anzi una doppia caduta, abbiamo anche per terra Michele Magnoni, e qui il colpo di grazia alla sua stagione purtroppo. Subito le immagini vanno infatti su Danilo Petrucci che consolida la sua leadership e anzi va a vincere proprio il titolo di campione italiano. In sella alla Ducati del team Barney Racing, una moto ottimamente preparata, e ancora una volta eccolo qua il pilota numero 9 che taglia il traguardo a braccia alzate. Quindi vince Petrucci anche il titolo oltre alla gara, secondo Ivan Clementi e terzo Antonelli. Ultima gara stagionale, ottavo round per la Stock 1000 che si apre con la pole di Petrucci, ma c'è una novità, è il numero 60 Lorenzo Savadori, compagno di squadra occasionale di Petrucci proprio nel team Barney, lo vedete autore di un'ottima partenza, così come Alessio Corradi, il folletto di Langhirano, numero
8 all'interno della San Donato, prova a inserirsi, infatti trova un'ottima terza posizione, poi si snoda il serpentone della Stock 1000, Petrucci davanti, Savadori secondo, qui intanto c'è il dritto di una Kawasaki senza conseguenze fortunatamente, intanto Petrucci e Savadori si staccano dal resto dei partecipanti, c'è Antonelli con una nuova livrea che viene sverniciata in questo momento da Corradi e anche Leandro Mercado, attenzione anche lui con una nuova colorazione in occasione di questo ultimo round stagionale. Corradi, Mercado e Antonelli nell'ordine rispettivamente alla San Donato, poi leggermente più staccato c'è Lorenzo Alfonsi, pilota di casa, che viene infilato in questo momento all'interno dell'Arrabbiata 1 da Ivan Clementi, quindi abbiamo detto titolo già assegnato a Danilo Petrucci, ma tanti piloti in bagarre per questa ultima prova stagionale. Qui intanto c'è Magnoni all'interno di Clementi, niente da fare, poi attenzione, coinvolge l'incolpevole Alfonsi che finisce nello spazio di fuga del correntaio, peccato fuori gara dunque il pilota di casa. Qui abbiamo la battaglia invece fra Leandro Mercado, l'argentino, e Ivan Clementi, e qui intanto Petrucci saluta tutti, fa un passo veramente diverso, insostenibile per gli avversari. Ricordiamo che sul tracciato del Mugello Petrucci è stato anche protagonista di numerose giornate di test in sella alla nuova 1199 Panigale, la nuova creatura appunto Ducati. Qui c'è Antonelli con intanto Corradi che viene insidiato da Gianluca Viziello, poi però Corradi riesce di nuovo a riportarsi davanti, Antonelli prova all'esterno, Viziello invece deve guardarsi le spalle da Perotti, ultime curve invece per Danilo Petrucci, si è meritato ampiamente la stagione 2011 e infatti eccolo qua ancora una volta sul traguardo con larghissimo margine, secondo invece l'ottima wild card Lorenzo Savadori e poi la terza posizione di Leandro Mercado che appunto chiude il podio di questa ultima gara della Stock 1000. Mentre le immagini, intanto vediamo la classifica di campionato. Le immagini sono per la stagione, eccola qua, di Danilo Petrucci, come dicevamo, stagione ampiamente meritata per lui.